Questo è un corso di alta formazione a livello nazionale, dove appunto hanno aderito 10 regioni, tra cui l'Abruzzo, e il nostro intento è quello di avere delle liste di donne qualificate, competenti e certificate, perché è un corso con frequenza obbligatoria, dove alla fine ci sarà un esame finale, che appunto per eliminare il divario di genere che vi è in questi ambiti, sia qualitativo che quantitativo. Si dice sempre che non vi sono donne competenti per poter accedere nei consigli di amministrazione, ecco, questa è un'opportunità che ci viene data per creare degli elenchi e quindi per aumentare il numero di donne che competenti, di cui già ne abbiamo tantissime anche nella regione Abruzzo. Inizialmente era stata prevista la partecipazione di 1000 donne in tutta Italia, che in questi giorni si sta aumentando a 1600, perché appunto c'è stata un'enorme richiesta a livello nazionale, quindi la piattaforma sta lavorando in tal senso ed è rivolto alle donne che hanno già una laurea magistrale, sono iscritte a Federmanager o Manager Italia, oppure hanno 10 anni di iscrizioni nei consigli degli ordini degli avvocati, dei commercialisti, dei consulenti di lavoro, quindi parliamo già di donne che hanno una loro competenza già a monte. Il modulo del 3 ottobre che verrà organizzato dalla Regione Abruzzo insieme alla Regione delle Marche verrà effettuato qui presso la sede del Consiglio regionale Pescara e avrà ad oggetto la sostenibilità non finanziaria a cura del professor Ragazzini e del CEO, come testimonial del CEO del gruppo Simonelli in rappresentanza della Regione Marche, perché ripeto è un modulo che facciamo insieme come Marche, Abruzzo e Molise.